Abbiamo sul palco Cloris Brosca, Camilla Corsi, Barbara Sorbista e Eugenio Tamburri. Siamo questo secondo piccolo set a partire da Cloris Brosca. Dirò la poesia Non mi pento di niente, di una scrittrice nicaragüense, giornalista, rivoluzionaria, guerrigliera, poeta, Gioconda Belli. Barbara Forchitto. Allora, buonasera, questo è un pezzo scritto da me, che sono un'attrice e non scrivo, ma in un momento di crisi, proprio come fanno le donne che quando toccano il fondo hanno ancora un po' di spazio per prendere la rincorsa, io ho fatto questo e poi insomma sono venute fuori molte cose dopo, quindi vabbè. Camilla Corsi, che insieme ad Eugenio Tamburri. Io canterò accompagnata da Eugenia un'aria di Bernstein dal Candide, l'aria di Cunegonda, che è il personaggio femminile, un grido, diciamo, dopo un po' di riflessioni ci sono diverse urla. Grazie a tutti, lasciamo sul palco Barbara Forchitto. Ho 5 anni e mi chiamo Muriel. Sono nata in un villaggio a metà strada tra Managua e il vulcano Masaya. Ho rubato il colore dei miei capelli al vicino vulcano. E la gente del villaggio dice che il fuoco e la lava incandescente sono intrappolati nella mia chioma. Al mio avvento, a questo ciuffo rosso, a questa strana anomalia che proprio a me è toccata, la piccola comunità attribuisce tutto il bene e tutto il male. Quando mi vogliono bene dicono che sono stata generata dal vulcano. Ma quando qualcosa non va, quando va storta, allora è mia la colpa, è colpa di Muriel, che incendia la selva con le fiamme dei suoi capelli che sfiorano le foglie degli alberi. È colpa di Muriel che sfida il vulcano per capire chi è il più potente. Ho 7 anni e mi chiamano Bruja. La bruja Muriel, la maga Muriel, la fata Muriel. Ed io non faccio niente per smentire la mia natura. Ho capelli lunghissimi, di un rosso mai visto. Ne faccio trecce, tessiture, che appendo ai rami, agli alberi, alle rocce. Lo faccio durante le mie esplorazioni, i miei momenti di solitudine, i miei 2 o 3 giorni in cui mi tuffo nella natura e permetto al pensiero di correre libero e lontano da pregiudizi. Io non parlo o parlo poco, ma i miei capelli intrecciati, imbrigliati, governati, come si fa con il fuoco, parlano per me. È il mio modo di gridare al mondo che esisto, che la mia mente è il mio corpo. Sono un fatto, un evento, uno scherzo bianco e rosso in quella natura dai colori bruciati della terra e vividi del cielo e del mare immenso. Sono uno scherzo riuscito bene. Ho 14 anni e le mie corse scalze per i sentieri della selva mi permettono di sentire con i piedi e con la pelle. Ernesto non ci crede che corro più veloce di lui. Io scavalco le rocce e mi infilo flessibile sotto i rami intrecciati e lui corre, corre cercando di raggiungermi. Ma si può raggiungere il vento? Io sono il vento che vive la sua vita ad ogni soffio senza sapere cosa accadrà al passaggio successivo. Cosa scompiglierò col mio passaggio? Vivo il qui ed ora ed ogni dopo è solo un dopo che non si può calcolare, non si può vedere. So tutto del passato e non so niente del futuro. Con i miei capelli color del fuoco, più lunghi di tutti i fiumi che compongono il mare, e le mie poche parole, la gente non mi capisce. Forse li affascino, mi chiamano, ma scappano via. Mi temono, ma tornano. Camminano sui miei passi alla ricerca delle trame, dei miei capelli appesi ai rami che sono diventati liane. Io sparisco per giorni, corro veloce nella selva, mi arrampico sugli alberi e rimango in attesa. Mi accuccio e mi nutro del sole di giorno, e respiro calma di notte. Abbandono i pensieri e finalmente i sogni emergono. Ho 19 anni e bisogna ricominciare a combattere. Ho chiesto ad Ernesto di unirmi a loro, agli uomini. Conosco la selva meglio di chiunque altro ed Ernesto lo sa. Mi ha lasciato venire pur sapendo che sarei stato uno scompiglio per tutti. È da quando sono nata che sento di essere uno scompiglio. La bruja Muriel, la maga Muriel, la fata Muriel. Io ho memoria di tutto. Vedo davanti a me le immagini del passato che urtano contro la mia pelle e ci si sistemano sotto. Conosco i motivi che hanno spinto la mia gente a scappare.
conservo dentro di me le loro bocche aperte e i loro cuori lasciati scivolare, legati ad uno spago e trascinati al suolo. Ho visto quel tempo passato che ora nessuno vuole più nemmeno ricordare. E come si fa ad avere un futuro senza un passato? Non so rispondere a quegli sguardi persi, devitalizzati, che marciano per sconfiggere un nemico di giorno e che non hanno sogni di notte. Io non lo so, ma ho iniziato a parlare. Ho imparato a farlo. Ho capito che parlare è il mezzo per catturare chi non ha più un passato e non crede che potrà mai avere un futuro. Parlo e intreccio i miei capelli, fili rossi che lasciano la scia negli occhi e nelle orecchie della gente del villaggio. Gli uomini mi temono, le donne mi temono, ma sanno che sono una di loro ormai, che non possono più fare a meno della bruja Muriel, la maga Muriel, la fata Muriel. La donna scalza e libera, con i lunghi capelli rossi, che fa tornare loro i sogni e ha tolto la parola ad Ernesto, l'uomo più forte del villaggio. Ernesto sì che i sogni ce li ha, glieli regalo io ogni volta che scende la notte su di noi due insieme. E scalpita Ernesto, convinto che anche la notte successiva sarà piena di sogni. Io non so mai invece cosa accadrà dopo. E quando al mattino non sono più accanto a lui, Ernesto lascia fare al tempo che crea la giusta distanza affinché ci si possa incontrare ancora, lì dove i giorni e le notti si mescolano fra loro. Ho 22 anni e una mattina mi sono svegliata sapendo che non potevo più stare nella selva. Facendo spola fino al villaggio per fare i rifornimenti, ho deciso di fermarmi. Avevo sentito che era il momento di stare con le donne e occuparmi di loro. Era arrivato il tempo di abbandonare le corse, le lotte, i pericoli e buttarsi in altre lotte e pericoli. Bisognava allacciare forte il presente per tornare a vedere lontano. Ho imparato a ridere forte, a scoprire i denti, a tenere la voce alta perché tutti potessero sentirmi. Ernesto ha gli occhi bassi, parla poco e osserva molto. Mi guarda da lontano, chiuso nel suo silenzio, aspetta di potersi avvicinare perché io senta di nuovo il suo odore. Perché smetta di parlare e pettinare i fili di cotone variopinti che le donne hanno iniziato ad intrecciare. L'hanno imparato da me e si sono lasciate guidare. Le donne sono forti, sono quelle che imprimono le loro mani nella terra, orme che lasciano la traccia e permettono ai bambini di riempirle di colore. Ho 29 anni, ora non sono più la bruja Muriel, la maga Muriel, la fata Muriel. Per tutte sono Muriel, la donna che tesse e che parla, la donna che ha fatto tornare Ernesto dalla selva, perché non è più tempo della rivoluzione fatta con le armi. Violenza e sangue portano violenza e sangue. È il tempo della rivoluzione delle idee, di imparare a dire dei no, forti e chiari. Ernesto con la sua voce profonda ha parlato agli uomini riuniti intorno al fuoco e ha detto loro che era ora di tornare, che bisognava ricominciare. Le donne lo avevano fatto, avevano intrecciato la colonna vertebrale della nostra gente che ora cammina da sola. Ho 30, 50, 100 anni. È un mare di umanità, la nostra umanità. Abbiamo creduto nella forza del fuoco che ha rischiarato le notti perché i sogni tornassero. Abbiamo fatto dell'onestà una rivoluzione. Ora il futuro è ancora qui e l'unica cosa da fare è lasciare la porta aperta. Thank you.
dalla donna che sono, mi capita a volte di osservare nelle altre le donne che potevo essere. Donne garbate, esempio di virtù, laboriose, brave mogli, come mia madre avrebbe voluto. Non so perché tutta la vita ho trascorso a ribellarmi a loro. Odio le loro minacce sul mio corpo, la colpa che le loro vite impeccabili per strano maleficio mi ispirano. Mi ribello contro le loro buone azioni, contro i pianti notturni sotto il cuscino, di nascosto dal marito, contro la loro vergogna della nudità, sotto la biancheria intima stirata e inamidata. Queste donne, tuttavia, mi guardano dal fondo dei loro specchi e alzano un dito accusatore, e a volte cedo al loro sguardo di biasimo e vorrei guadagnarmi il consenso universale, essere la brava bambina, la donna per bene, la gioconda irreprensibile, e prendere 10 in condotta dal partito, dallo Stato, dagli amici, dalla famiglia, dai figli e da tutti gli altri esseri che popolano abbondantemente questo mondo. In questa contraddizione inevitabile tra quel che doveva essere e quel che è, ho combattuto numerose battaglie mortali, battaglie inutili, loro contro di me, loro contro di me che sono me stessa, con la psiche dolorante, scarmigliata, trasgredendo progetti ancestrali, lacero le donne che vivono in me, che fin dall'infanzia mi guardano torbo, perché non rientro nello stampo perfetto dei loro sogni, perché oso essere quella folle, inattendibile, tenera e vulnerabile, che si innamora come una triste puttana di cause giuste, di uomini belli e di parole giocose, perché da adulta ho osato vivere l'infanzia proibita e ho fatto l'amore sulle scrivanie, nelle ore d'ufficio, e ho osato godere del corpo sano e sinuoso di cui i geni di tutti i miei avi mi hanno dotato. Non incolpo nessuno, anzi li ringrazio dei doni, non mi pento di niente, come disse Edith Piaf. Ma nei pozzi oscuri in cui sprofondo al mattino, appena apro gli occhi, sento le lacrime che premono e mi sento in colpa per la felicità che ho finalmente conquistato. Vedo le altre donne che sono in me, sedute nel vestibolo, che mi guardano con occhi dolenti. Assurde, brave bambine, mi circondano e danzano musiche infantili contro di me, contro questa donna fatta, piena, la donna dal seno sodo e fianchi larghi che per mia madre e contro di lei mi piace essere.